Il mondo è cambiato e noi con lui. Durante l'emergenza Covid-19, la tecnologia è stata la nostra finestra sul mondo. Nella scuola, come nel lavoro, nel commercio e nell'intrattenimento, ha supportato la continuità della nostra vita professionale e privata nonostante il lockdown e il distanziamento sociale. Ci ha permesso di restare in contatto con i nostri familiari, ha contribuito a mantenere l'operatività delle organizzazioni, ha supportato la gestione dell'emergenza medica. Noi sappiamo che nessun problema potrà essere risolto con la sola tecnologia, ma nessuno dei problemi che affrontiamo verrà superato senza di essa. All'inizio della crisi abbiamo aiutato tutti i nostri partner a reggere l'urto, aumentando e rafforzando le loro capabilities digitali. Li abbiamo supportati nel gestire il loro business nonostante nuovi vincoli e limiti. Ora li stiamo aiutando a guardare avanti, a pensare in maniera differente, a costruire insieme nuove relazioni e nuovi modi di vivere e lavorare. La sfida non è solo ricostruire ciò che è stato danneggiato, ma immaginare e creare un mondo nuovo. Quello che segue è il racconto in 7 step di alcuni progetti che nel corso del 2020 ci hanno visto in prima linea nell'affrontare questi cambiamenti al fianco dei nostri stakeholder. Il primo step era proteggere la produttività, nostra e dei nostri partner, rafforzando le capabilities digitali e in alcuni casi implementandole da zero, permettendo a tutti di lavorare da casa e operare da remoto, in pochissimi giorni. Fin dai primi momenti dell'emergenza Covid-19, Engineering è riuscito a far lavorare in modalità smart working tutti i suoi professionisti, dando continuità operativa a tutti i clienti gestiti. Questo è stato possibile grazie a un enorme change tecnologico portato avanti da Engineering negli ultimi anni, che ha previsto la sostituzione dell'intero parco desktop con laptop di ultima generazione e grazie anche all'adozione della piattaforma Microsoft Office 365. Questo è stato uno dei più grandi progetti europei che ci ha visto migrare 12.000 professionisti in poco più di 4 mesi. Parallelamente alla messa in sicurezza dei dipendenti Engineering, ci siamo focalizzati a dare continuità operativa alle oltre 250.000 postazioni di lavoro da noi gestite. Questo è stato possibile grazie alle oltre 500 figure di supporto che hanno continuato a lavorare senza mai fermarsi. Nel giro di pochissimi giorni siamo riusciti a realizzare refresh tecnologici importanti che hanno impattato migliaia di postazioni di lavoro. Abbiamo ingegnerizzato, pacchettizzato e distribuito soluzioni software che hanno permesso di lavorare al 100% le postazioni in smart working. Abbiamo garantito l'accesso alle nostre strutture di assistenza che non hanno mai smesso di lavorare e hanno lavorato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Abbiamo dovuto incrementare in maniera significativa la capacità di risposta della nostra struttura di service desk e questo è stato possibile inserendo oltre 150 tecnici che erano impossibilitati ad accedere alle sedi dei nostri clienti. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo focalizzato un evoluto modello di assistenza che permette la gestione smart working delle postazioni di lavoro. Questo è stato possibile grazie all'adozione di nuove piattaforme cloud che permettono la gestione over internet dei dispositivi dei nostri clienti e ci permette di gestire remotamente l'80% delle richieste di assistenza. Sebbene lo shock fosse forte, siamo arrivati preparati alla sfida grazie agli investimenti fatti. Per questo motivo abbiamo potuto, praticamente da subito, dedicarci al supporto dei nostri partner. E grazie al cloud e agli strumenti del Digital Workplace li abbiamo messi nelle condizioni di lavorare in modo completamente nuovo. Nella prima fase, nella fase emergenziale, nel momento in cui non si sapeva dove saremmo andati e che cosa sarebbe successo, l'INPS ha reagito con il supporto di Engineering, è stata quindi in grado di erogare i suoi servizi senza soluzioni di continuità. Tramite VDI, VPN è stato possibile per i nostri gruppi di lavoro che prima erano abituati a lavorare on site presso il cliente, continuare a erogare le loro attività, i loro servizi e anzi
contribuendo anche a progettare. A progettare cosa? Tutto quello che era stato introdotto dai diversi decreti legge e quindi tutti i benefici a sostegno, diciamo, del reddito o comunque a sostegno di fatto dell'Italia che ne aveva necessità. Il gruppo di lavoro di engineering ha completamente cambiato pelle, è entrato nelle case delle persone che lavoravano con loro dell'INPS, con riunioni quotidiane, quasi senza soluzione di continuità, andando a lavorare in alcuni momenti 7 giorni su 7, cosa che era ovviamente necessaria per raggiungere gli obiettivi che sono stati raggiunti via via nei mesi da marzo a partire da dicembre. Comunicare e condividere conoscenza senza vedersi di persona è stata una delle grandi sfide della pandemia. Anche per la nostra scuola di Ferentino, da 20 anni per noi centro di condivisione e aggregazione. La pandemia è stata per tutti noi della scuola, come anche per gli altri, un momento di forte discontinuità, una vera e propria frattura che ci ha costretto a riprendere in mano e a rivedere tutti i nostri processi formativi e anche le modalità organizzative delle attività che facevamo. Noi all'inizio di marzo avevamo sviluppato un catalogo e stavamo per mandare stampa, un catalogo con 280 titoli, forse uno dei più completi che avevamo sviluppato. L'8 marzo, 9 marzo, ci siamo guardati intorno e abbiamo capito che quel catalogo doveva essere preso e buttato nel cestino. E abbiamo sentito quel senso di urgenza, quella necessità di dover mettere di nuovo a regime la scuola di formazione, ripensando da zero tutto quello che stavamo facendo. Alla fine è andata bene. Abbiamo avuto bisogno di un mese di tempo per switchare verso la formazione web classroom. E poi parlano i numeri delle attività formative che abbiamo fatto. Nonostante abbiamo perso 2 mesi, abbiamo fatto i migliori numeri da quando esiste la scuola di formazione in termini di giornate uomo di formazione, in termini di colleghi formati. La scuola di formazione aziendale vuol dire anche senso di appartenenza, vuol dire anche comunità, vuol dire anche vederci tutti intorno ad un'aula virtuale in questo momento per condividere le nostre esperienze, per sentirci vicini e per anche farci forza in questo momento. Garantita la produttività delle persone, delle aziende e delle istituzioni, la missione successiva era ottimizzare le risorse umane e finanziarie. Per non fermarsi, le aziende dovevano spostare lo svolgimento di alcune mansioni dall'uomo alla macchina. Parola chiave, automazione intelligente. Siamo stati contattati dall'ASL dell'Alto Adige per supportarli in quelle che erano attività nate dopo l'evento del Covid che tutti conosciamo, della nuova pandemia. L'ASL aveva un problema che era quello di dover gestire burocraticamente tutti gli esiti dei tamponi che riceveva da una struttura esterna austriaca, quindi con dei risultati scritti in tedesco, presso un applicativo loro interno. Questi esiti erano scritti in lingua tedesca e sull'applicativo andavano scritti con dei codici relativi, quindi molte volte il personale, oltre ad avere del lavoro aggiuntivo e quindi ripetitivo, aveva anche un margine di errore nel copiare e incollare le informazioni. Noi siamo intervenuti con il nostro collega digitale, come lo chiamiamo noi sull'RPA, per cui l'abbiamo istruito in modo che questo possa leggere gli esiti, andare sull'applicativo, scrivere i risultati e aggiornare la documentazione. Tutto questo è stato fatto in maniera molto rapida, l'intervento è stato prima fatto con un prototipo che ci ha dato la possibilità di fornire subito una soluzione immediata alle esigenze del cliente, tant'è vero che poco dopo tempo arrivata stesso da uno dei primari dell'ASL una mail di ringraziamento dicendo che noi insieme al nostro team avevamo regalato al loro gruppo 3 ore di vita quotidiana. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse significa anche sfruttare tecnologie abilitanti come intelligenza artificiale, advanced analytics e IoT in tutti i settori. Noi, sfruttando la nostra piattaforma Dive ed andando a fare una ricerca di mercato, siamo riusciti a individuare dei sistemi che consentissero di monitorare i mezzi in movimento nei cantieri e acquisire tutti i dati al centro. Questo ovviamente riveste tutta una serie di problematiche che sono state superate da un team fortemente eterogeneo, composto soprattutto dai colleghi di Diab che ci hanno messo a disposizione dei strumenti idonei ad avere dei server e quindi dei sistemi di acquisizione dati che fossero garantiti inattaccabili. Abbiamo sviluppato al nostro interno un protocollo di comunicazione che sia criptato e quindi consentisse di non essere attaccato dall'esterno e abbiamo utilizzato la piattaforma Dive per avere tutto un sistema omogeneo di acquisizione dati che consentisse al cliente di poter disporre di dashboard facilmente usufruibili, quindi facilmente utilizzabili per poter monitorare lo stato dei suoi mezzi. Questo ci ha consentito di soddisfare i requisiti del cliente che erano soprattutto quelli di avere garanzie
sicurezza e sull'operatività dei mezzi, ma soprattutto ci ha consentito di dare garanzie anche da un punto di vista di safety. Quindi noi acquisiamo dei mezzi, delle informazioni relative al modo di utilizzo del mezzo per poter monitorare e verificare che le informazioni che riceviamo dal campo siano congruenti con quelle che sono le caratteristiche delle macchine. La pandemia ci ha scaraventato al centro di una grande complessità. Con la nostra ecosystem platform Digital Enabler, noi abbiamo aiutato ad addomesticarla e gestendo i dati abbiamo supportato la lotta al Covid. Qualche anno fa abbiamo sviluppato una piattaforma insieme all'Istituto Europeo di Tecnologia per risolvere un paradosso. Siamo circondati da dati, da infrastrutture fisiche e digitali, ma questi dati spesso non sono in grado di ragionare e di mettersi insieme, non sono in grado di dare il valore. Nasce il Digital Enabler come piattaforma ecosistemica in grado di combinare insieme servizi e microservizi. Abbiamo fatto applicazioni in giro per il mondo per parcheggi, qualità dell'aria, energia, sicurezza, fin quando nel febbraio del 2020 è arrivato il Covid e una regione italiana, la regione Veneto, ci ha chiesto per fronteggiare in quei giorni terribili l'emergenza di mettere insieme i dati che erano già disponibili nei loro sistemi informativi insieme per far sì che i medici da una parte e la task force di emergenza dall'altra potessero fronteggiare l'emergenza Covid. Abbiamo la possibilità, grazie ad EA4BIOS, di andare a monitorare quella che è l'evoluzione della pandemia sul territorio. Ci dà poi la possibilità di andare a monitorare non solo quelli che sono i dati sanitari ma anche i dati sociali, quindi clusterizza e va a individuare quelli che sono i focolai sul territorio, ma non solo, ci dà la possibilità anche di andare ad individuare quelli che sono i focolai dal punto di vista sociale, ad esempio i focolai domiciliari, quindi famiglie in cui ci sono uno, due o più contagiati, i focolai, i famosi focolai scolastici, quindi scuole in cui l'indice di incidenza dei positivi è più alto rispetto al normale, focolai lavorativi, quindi andare a monitorare quelle che sono le aziende a rischio contagio e poi diciamo così tutta la parte di focolai urbani, quindi la clusterizzazione delle informazioni e dei casi positivi per aree di incidenza molto grandi. Inoltre è un sistema di biosorveglianza che dà la possibilità di tenere monitorata quella che è l'evoluzione della condizione clinica dei pazienti. Per la lotta al Covid abbiamo messo in campo anche l'intelligenza artificiale e l'Advanced Analytics, creando dei cruscotti di visualizzazione con la nostra suite No Age. L'importanza di questi cruscotti è quella di permettere di vedere come evolve l'epidemia in termini di casi positivi, di persone guarite, di persone decedute, questo sia a livello nazionale che a livello regionale, sia sul passato, sia sul presente, ma soprattutto sul futuro, andando sul futuro a stimare queste quantità sia in termini di valore che di incertezza sui valori. DA4BIOS ha messo in evidenza un altro valore del dato, il valore del dato che se utilizzato in maniera precisa e soprattutto con tempi molto rapidi può contribuire realmente a salvare delle vite. Questo è stato il più grande contributo nella prima fase dell'emergenza Covid in Italia di DA4BIOS. Sì, la tecnologia può aiutare a salvare vite, perché aiuta a prendere le decisioni migliori rapidamente, permettendoci di superare varie complessità e criticità, anche quando si tratta di produrre vaccini. Tutte le case farmaceutiche che producono vaccini hanno il dovere etico di mantenere dei piani aggiornati relativamente alla risposta ad una possibile pandemia. Produrre un vaccino è un qualcosa di molto complesso in quanto stiamo gestendo una materia prima biologica e soprattutto ci sono tutta una serie di materie prime che corrispondono alla produzione di vaccini, che tra cui lo squalene piuttosto che le uova, che sono difficili da reperire. Abbiamo aiutato GSK a realizzare uno strumento di simulazione, un digital twin, con il quale poter gestire tutte queste complessità e in qualche modo ottenere il miglior piano per rispondere alla pandemia tenendo sotto controllo il miglior trade-off tra i costi e la velocità di risposta. È stato un anno complesso, non solo da un punto di vista sanitario ed economico, ma anche sociale e politico. Durante il Covid, la lotta alle fake news è diventata una battaglia nella battaglia. Noi aiutiamo a combatterla da diverso tempo con alcuni progetti del nostro laboratorio di ricerca e innovazione cofinanziati dalla Comunità Europea.
Il progetto Fandango aiuta a gestire la complessità, che nel caso della disinformazione è una complessità che ha molte dimensioni diverse. Ha una complessità educativa, perché c'è un grande problema di formazione verso i giornalisti, verso il corretto utilizzo dei dati, ma anche verso i cittadini. E poi c'è una complessità tecnologica dovuta al fatto alla grande quantità dei dati, che però devono essere interoperabili, devono essere aperti e devono essere standard, di modo che gli algoritmi di machine learning possano essere di supporto ai giornalisti, che devono svolgere anche durante la pandemia in modo sempre molto veloce il loro lavoro, e quindi capire se dare una informazione, se un'informazione corretta, in modo veloce, e quindi l'intelligenza artificiale li può molto aiutare, però non li può sostituire, perché l'uomo deve essere sempre alla fine del processo decisionale. Digitalizzare il luogo di lavoro, il nostro modo di lavorare e fare business, significa anche esporsi a minacce digitali. La pandemia ha aumentato la consapevolezza della cyber security, indispensabile per abilitare una digital transformation sicura. Mentre le aziende e le organizzazioni si riorganizzavano, sono state oggetto di attacchi che non hanno risparmiato nessuno. Noi eravamo lì, in prima linea, con i nostri specialisti. CyberTech è il centro di eccellenza per la cyber security del gruppo Engineering. La nostra missione è quella di proteggere una crescita sicura delle aziende, abilitandole alla trasformazione digitale. Le nuove tecnologie, il cloud, l'IoT, il big data, la digitalizzazione del lavoro hanno allargato il perimetro dell'attacco, costringendo le aziende ad adattare la propria postura di sicurezza e aumentando la consapevolezza sul tema cyber security. Noi di CyberTech ci siamo messi subito a disposizione allestendo un Incident Response Team all'interno del nostro SOC per offrire i servizi di cyber security pro bono ai due più grandi ospedali nel Lazio. La prevenzione, il monitoraggio e la risposta alle minacce offerti dal nostro SOC rappresentano oggi una importantissima risorsa per le aziende di tutti i settori. Superata la fase più critica, bisognava ripensare le strategie del business e della crescita. Trovare nuovi approcci digitali e non più fisici su cui costruire e rafforzare relazioni con i clienti. Le banche sono state tra le prime a farlo. Noi che conosciamo i processi bancari abbiamo introdotto, attraverso l'utilizzo della tecnologia Microsoft, la possibilità di digitalizzare il processo di vendita utilizzando tool di video chat che consentissero di trasformare la relazione cliente-gestore da una relazione intermediata dall'appuntamento in filiale a una relazione full digital. Gli obiettivi raggiunti con questo progetto sono stati, da un lato, il miglioramento della customer engagement, in quanto la possibilità di utilizzare la leva tecnologica ha consentito di ridurre gli inconvenienti causati dalle difficoltà imposte dalla pandemia. Secondo obiettivo raggiunto è la riduzione del time to market, perché la possibilità di raggiungere in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità il cliente ha ridotto i tempi di conclusione dei contratti. Terzo risultato importante raggiunto è il miglioramento della fidelizzazione del cliente attraverso una relazione tra cliente e gestore molto più diretta e molto meno disintermediata di prima. In questo progetto abbiamo messo insieme le competenze e la tecnologia per quanto riguarda il recupero dei clienti che di fatto, visto che il progetto si chiama Progetto Clienti Orfani, erano stati disintermediati. Abbiamo messo in campo tutte le competenze dell'engineering, partendo da Nexen, che ha rivisto in chiave digitale tutta la parte dei processi. Con ECM abbiamo permesso al cliente di poter recuperare clienti tramite l'onboarding digitale. Con Deus Technology abbiamo messo in campo la gestione del portale, tutta la parte del reporting del portafoglio, ma soprattutto quello che metteremo anche in campo è la possibilità di fare robo advisor verso i clienti finali. Infine, con Engineering 365 e quindi con Engineering Enterprise Solution mettiamo anche in campo il motore Dynamics per la parte CRM per poter fare delle campagne verso i clienti della società.
il cliente è riuscito a disintermediare la rete vendita, si è posto al centro del mercato e in questo momento riesce a essere più attore e andare direttamente verso il cliente finale senza essere più intermediato da altri collocatori. In questa fase abbiamo iniziato a progettare insieme ai nostri partner nuovi metodi di lavoro e di co-design a distanza. La sfida con Eni è stata utilizzare metodologie di design thinking in modalità remota. Il progetto nasce in un momento di forte complessità dovuto ad una serie di fenomeni. Da una parte un processo di forte trasformazione organizzativa che ha coinvolto l'azienda cliente. Dall'altra parte un contesto sociale molto differente dovuto al diffondersi della pandemia che ci ha costretti a lavorare da remoto. Per questo motivo abbiamo immaginato di introdurre delle nuove modalità per affrontare questa sfida progettuale che hanno visto l'utilizzo e l'adozione di metodologie di design thinking con il contributo di colleghi della business unit di Engineering Interactive. La soluzione prevede l'introduzione di nuove funzionalità e nuove capability sulla Utility Digital Platform. I benefici attesi sono sia dal punto di vista dell'azienda cliente, che con questo progetto intende ottenere una maggiore predittività di quello che è il fatturato atteso e quindi delle curve di ricavo attivo. Dall'altra parte c'è una prospettiva di tipo customer centricity e per questi i benefici attesi sono relativi al cliente finale e quindi alla possibilità che il cliente finale abbia a disposizione una bolletta che sia facilmente leggibile e interpretabile per quelli che sono i consumi che gli vengono fatturati. La digitalizzazione permette di dare una nuova forma alle attività del presente. L'importante è pensare fuori dagli schemi, soprattutto quando si è in prima linea per garantire la salute di tutti. Con l'ASL di Foggia abbiamo realizzato un progetto finalizzato al monitoraggio da remoto dei pazienti cronici residenti nelle aree disagiate della provincia di Foggia. Nel momento in cui stavamo mettendo in moto le macchine, il progetto si è fermato. Il progetto si doveva fermare. Il cliente ci ha chiamato e ha detto dobbiamo dare priorità alla pandemia, a quella che è l'emergenza sanitaria. La nostra risposta è stata acceleriamo. Nel giro di 20 giorni, con l'aiuto di tutti i colleghi, abbiamo messo in piedi una piattaforma di telemonitoraggio che mediante un'app del paziente collegata a dei medical device era in grado di fornire in tempo reale i parametri vitali di pazienti Covid positivi isolati presso il proprio domicilio, presso l'RSA o presso i Covid hotel. Siamo riusciti a fornire questi dati in tempo reale alla centrale operativa territoriale che poteva in quel modo intervenire in maniera tempestiva in caso di necessità. Cosa ci ha insegnato questo progetto? Che la nostra capacità di conoscenza del processo e dell'organizzazione sanitaria e la nostra capacità di conoscere e comporre diverse tecnologie sono degli elementi strategici per la realizzazione di soluzioni altamente specialistiche. Quando a questi due elementi aggiungiamo anche la nostra capacità, enorme capacità di deliberare in tempi ragionevolmente brevi, allora siamo in grado di gestire soluzioni emergenziali e critiche come quelle che si sono verificate con il Covid all'ASL di Foggia. Il progetto ci dimostra quanto sia alto il potenziale della telemedicina per la medicina sempre più di prossimità, sempre più digitalizzata, che sia garanzia del diritto alla salute di tutti. All'inizio del Covid, anche le azioni più semplici erano diventate complicate, come fare la spesa. Questo ha dimostrato che la vera trasformazione digitale parte da un totale ripensamento dei processi core e non dalla creazione di un'app o dall'apertura di un portale. Digitelematica, nel gruppo dal 2019, conosce bene queste dinamiche e ha avuto un ruolo strategico nel supportare supermercati e grande distribuzione. Quando è cominciata la pandemia, per noi è stato un momento in cui pensavamo di poterci dedicare a dei processi interni. Siamo un'azienda piccola che sta crescendo e sembrava un momento buono per concentrarci su di noi. In realtà ci siamo ritrovati in prima linea, come altre categorie, per supportare i nostri clienti nel distribuire le spese alle persone. Quindi c'è stato proprio un sentirsi chiamati in causa su un processo
molto importante in questa fase, che era quello di portare il cibo sulle tavole delle persone. Un cliente su cui abbiamo lavorato tanto durante la fase di lockdown è il cliente Iperal, che ha visto un'importante riorganizzazione dei suoi processi interni, dal momento che la preparazione merce prima era tutta nei punti vendita, è stato costruito un dark store, quindi una sorta di supermercato chiuso dove la forza lavoro lavora non disturbata sostanzialmente dagli utenti normali del supermercato, e abbiamo costruito poi tutto il supporto informativo per l'invio della merce presso il punto vendita. Quindi la merce veniva totalmente preparata all'interno del dark store con velocità di prelievo molto più alte, quindi arrivavamo anche a 300 pezzi al minuto, e poi con dei processi che abbiamo supportato, tipo l'invio merce, il calcolo dei percorsi ottimizzati, andavamo a rifornire i punti vendita. Virtualizzare gli spazi fisici e permettere ai clienti di fare online quello che prima facevano andando in negozio. La pandemia ha accelerato la retail evolution. A marzo 2020, in piena emergenza Covid, i nostri clienti del fashion e del retail si sono trovati da un giorno all'altro con i negozi chiusi. Questa situazione ha portato i nostri clienti a doversi ripensare, a dover pensare a nuovi modelli di business. Da qui nasce Chat Boutique. Chat Boutique rappresenta sicuramente un nuovo e valido modello di business per i nostri clienti, perché è in grado di coniugare l'esperienza virtuale a quella del negozio fisico. Dalla visualizzazione della collezione in boutique alla messa nel carrello fino al pagamento. Questa soluzione componibile, web app, streaming e soluzione di telecamere, sarà un valido nuovo modello di business per il futuro. Durante il lockdown, televisione e web sono state le nostre finestre sul mondo. La RAI lo ha capito da subito e insieme a noi ha ampliato l'offerta digitale del suo immenso patrimonio audiovisivo. Questo periodo di pandemia ha sicuramente visto RAI e soprattutto applicazioni come RaiPlay segnare dei significativi record. RAI ovviamente durante la pandemia ha avuto un duplice ruolo. Da una parte ha dovuto ampliare la sua offerta di contenuti, dall'altra come servizio pubblico ha dovuto dare supporto alla didattica a distanza. Da quando abbiamo iniziato il contratto a settembre 2020 abbiamo cercato di supportare RAI nella messa a disposizione di questi immensi contenuti, adottando un approccio flessibile, una metodologia di lavoro agile e lavorando completamente da remoto. È arrivato il momento di esplorare nuove frontiere ed evolversi partendo dalle lezioni imparate durante la pandemia. Nuove esigenze di business e nuovi valori fondanti stanno cambiando il campo da gioco. Bisogna ripensare tutto e scegliere il partner tecnologico giusto è cruciale. Molti dei nostri clienti non hanno un background IT come quello di engineering e quindi ci è stato chiesto supporto per rendere operative le postazioni di lavoro dei propri dipendenti in modalità smart working. Per fare questo noi abbiamo esteso un servizio di proximity prima destinato alle grandi reti vendita in campo finanziario, farmaceutico e alimentare, che prevede un intervento on site direttamente presso l'abitazione degli end user per rendere operativa la postazione di lavoro. Anche essere continuamente aggiornati è fondamentale. Nell'arco del 2020 anche il mercato diverse volte ha chiesto alla scuola supporto e consulenza per avviare processi di formazione che dessero un incremento alla propria capacità organizzativa in funzione della gestione della pandemia. Inoltre stiamo raccontando a diversi clienti il modo di innovare i processi organizzativi attraverso la digital transformation. Digitalizzarsi, accrescere le proprie competenze e, una volta pronti, affrontare sfide che prima sembravano impossibili. Stiamo lavorando ad un progetto che riguarda l'estrazione di petrolio nel più grande giacimento petrolifero scoperto negli ultimi 40 anni. Il progetto è uno dei 10 progetti più costosi nella storia dell'umanità e comporta notevoli difficoltà, in quanto il sito è all'interno del bacino nord del Mar Caspio e una difficoltà su tutte è quella che la profondità media di questo del bacino è di soli 3 metri e via via si andrà in qualche modo a prosciugare. Per cui
la società che stiamo aiutando ha una finestra temporale per poter sfruttare questo giacimento prima che il mare non sia più navigabile. Tra l'altro fate conto che ogni giorno di ritardo in un'attività di scavo di un pozzo petrolifero può costare all'azienda fino a $1 milioni. Il costo stimato di questa logistica supera le centinaia di milioni di dollari. E noi siamo, come engineering, siamo stati chiamati nell'aiutarli realizzando un digital twin di tutta la supply chain e di tutta la loro catena logistica per aiutare a dimensionarli correttamente la flotta di navi e di equipaggiamenti necessari a supportare in maniera corretta, senza ritardi, questo tipo di operazioni. Una delle parole chiave del New Normal è sostenibilità. Utilizzare al meglio le nuove fonti energetiche è un'opportunità e un dovere. Il mondo dell'energia sta cambiando, la rete elettrica nazionale si sta trasformando da una rete gerarchica in cui poche centrali immettono energia in modo programmato a una rete in cui molti impianti a energia rinnovabile immettono energia in modo non programmato. Che è l'operatore di trasporto dell'energia, deve però affrontare alcune sfide, perché gli impianti a fonte rinnovabile emettono energia in modo non continuo e quindi è possibile che si creino degli sbilanciamenti. Abbiamo aiutato proprio nel risolvere il problema di stimare in tempo reale questa quantità di energia immessa. Siamo stati in grado di fornire la configurazione degli impianti sentinella in termini di numero e posizione di impianti su cui installare misuratori. Siamo stati in grado di fare milioni di previsioni nell'arco di un'ora per identificare in tempo reale la potenza immessa in rete, suggerendo dei criteri per valutare la sicurezza e la stabilità della rete.